La squadra c'è e ora bisogna lavorare. Questo l'input lanciato mercoledì dal presidente del Pescara Daniele Sebastiani all'indomani della chiusura del calciomercato, che ha portato tre innesti last minute: quello di Rizzo, per il quale già da tempo erano poste le basi, e poi quelli di Clemenza, altro ritorno, e Rauti, attaccante centrale ma con possibilità anche di essere impiegato da esterno. La partenza di Massimiliano Busellato, destinazione Padova, ha costituito un altro tassello nel processo di ristrutturazione della rosa, che ora, togliendo dal conto il portiere di riserva Radaelli, ha appena 5 reduci dello scorso campionato: i difensori Drudi e Nzita, i centrocampisti Valdifiori e Memusciai e l'attaccante Galano. Drudi, Nzita e Memusciai sono pienamente dentro il progetto tecnico di Auteri. Valdifiori forse non ha le caratteristiche per questo tipo di centrocampo, ma è ben integrato nel gruppo. Le principali incognite restano intorno a Galano. Voci su una sua partenza si sono alimentate fino al gong del calciomercato, ma ora resta al Pescara. E per la Serie C, se gioca al meglio delle sue possibilità, è un lusso. Da capire se e come il Robin delle Puglie si calerà in questa nuova dimensione, come si svilupperà il rapporto con Auteri. Due gare ufficiali e due panchine, con l'Olbia ingresso e gol, con l'Ancona Materica sempre seduto, ufficialmente per un problema fisico, ma logico pensare anche a dinamiche di mercato. Di un Galano ci sarà senza dubbio bisogno, ma la società si è messa nelle condizioni di non dipendere dal suo talento, intanto grazie al ritorno di Luca Clemenza e in generale per l'abbondanza di tutto il reparto avanzato, nel quale l'unico che sembra avere il posto assicurato è Dursi e nel quale è aperto il casting per il ruolo di centravanti. E dopo le prime due gare di De Marchi, ora scalpita il Loco Ferrari. L'innesto di Rizzo porta al centrocampo esperienza e peso specifico e aiuterà la squadra ad avere maggiore compattezza. Dopodomani testa a Carrara contro una squadra in parte ridimensionata dopo i grandi propositi delle scorse stagioni. Indosserà i panni dell'ex Guido Marilungo, 20 presenze e 5 gol lo scorso campionato. Sul fronte marmifero, oltre Luci e Dumbia, quest'ultimo passato nelle giovanili del Delfino nella stagione 2008-2009, un importante ex è il DS Vincenzo Minguzzi, che per la prima volta si ritroverà contro il Pescara. Sì, è la prima volta, quindi diciamo che sognavo di lavorare per il Pescara, ma adesso lavoro per un'altra squadra e l'affronterò da avversario. L'avrei preferito incontrarlo un pochino più avanti, perché noi purtroppo siamo un po' un cantiere aperto, avendo avuto quei problemi Covid che ci hanno massacrato e ci hanno costretto praticamente a fare una preparazione molto rallentata. Ci hanno grosse potenzialità anche giocatori che l'anno scorso giocavano in Serie D e quindi dovranno compattarsi, dovranno fare, sanno benissimo anche loro che il campionato è difficile. Auteri è una garanzia da questo punto di vista, perché è un allenatore abituato a giocare per vincere. Certo, le Pescara lo aspetteranno tutti, non sarà facile sicuramente. Sul fronte mercato la Carrarese ha acquisito martedì scorso il portiere Stefano Mazzini in prestito dall'Atalanta e il difensore Omar Cailoti in prestito dal Bologna. Mancheranno Calai e Tunjov, impegnati con le nazionali. Sugli spalti, mentre la tifoseria organizzata a Pescarese si prepara alla trasferta e sarà presente, quella di casa ha scelto di restare al di fuori dello Stadio dei Marmi. Per i tifosi del Pescara sarà possibile acquistare i biglietti in prevendita fino alle ore 19 di domani sui circuiti ETES al prezzo unico di 10 euro. Più diritti di prevendita.